Ben 8 vittorie, 7 delle quali casalinghe, hanno caratterizzato la prima giornata di ritorno nel girone B di prima divisione. Ha inciso il fattore campo. Le squadre in trasferta hanno infatti racimolato appena 4 punti, 3 solo il Benevento, Corsaro e Gela. Inarrestabile la marcia della Nocerina, ha vinto superando il Pisa per la quinta volta consecutiva, la decima nelle ultime 12 giornate. Tengono il passo, ma staccate di 7 lunghezze, sia il Benevento, come detto, che l'Atletico Roma, che ha avuto ragione del Siracusa, nuovamente battuto in trasferta. Alle loro spalle c'è quasi una mucchiata, con 9 squadre nel fazzoletto di 5 punti. Juve Stabia e Lanciano, entrambe vittoriose domenica scorsa, chiudono attualmente la zona playoff. È in risalita soprattutto la squadra campana, capace di vincere 3 volte, sia pure sempre in casa, nelle ultime 4 partite. Il Lanciano, viceversa, è sempre lì, nonostante qualche pareggio di troppo. Il Foggia ha agganciato in classifica il Taranto, l'altra squadra che, come il Benevento, è riuscita a far punti in trasferta nell'ultima gara del 2010. I rossoblù non sono però andati oltre il pari a Terni. Il successo del Foggia è fondamentale anche sul piano psicologico, interrompe infatti la striscia di 2 sconfitte consecutive con la quale i rossoneri avevano concluso il girone di ritorno. La prima metà della classifica è completata da Cosenza e Siracusa, entrambe sconfitte. I numeri concedono ancora qualche chance per l'alta classifica a Ternana, Gela e Viareggio, ma queste ultime farebbero bene a guardare innanzitutto cosa accade alle loro spalle. Tra le pericolanti ha fatto punti solo il Barletta, che ha raggiunto a quota 18 la coppia toscana Pisa-Lucchese, lasciando il Foligno unico fanalino di coda. Ora c'è la lunga sosta natalizia. Il campionato di prima divisione riprenderà l'anno prossimo, il 9 gennaio. Auguri.